Io ho presentato, diciamo, controfirmato una interrogazione con Folena, me l'ha fatta vedere, riguardava un po' alcune questioni che riguardavano il comportamento del pretore di Agrigento, allora il dottor Miceli. L'ho firmata, sono stato chiamato dal dottore Miceli, gli ho detto che non avevo nessuna intenzione di ritirarla e che era giusto che io la firmassi perché si chiarisse anche questa cosa. Lui poteva uscirne, come poi ne è uscito completamente pulito. Se lui ha inteso queste cose come scusa, lo dico già, perché Arnone ripete queste cose da 20 anni, sono affari del dottore Miceli. No, io non sono abituato a scusarmi con nessuno, tanto che presento qui una prova a discolpa, che io dopo ho presentato un'interrogazione al Ministero di Grazia e Giustizia in cui gli dico è una delle zone, la giurisdizione di competenza della Procura della Repubblica di Agrigento è una delle zone a più alta densità criminale e mafiosa. In dette zone nel 91 si sono verificate più di 80 omicidi. E poi gli dico che l'ufficio è vuoto e il personaggio più anziano è diciamo, quasi delegittimato da contestazione. Il quinto magistrato, dottor Giuseppe Miceli, che attualmente svolge le funzioni di procuratore facente funzione, è in servizio presso questo ufficio dal maggio 92. Il dottor Miceli in precedenza si era occupato sempre da dirigente presso la giurisdizione pretoria di abusivismo edilizio, subendo anche pesanti contestazioni inviate al Ministero di Grazia e Giustizia e al CSM da parte della situazione ambientalista. E poi dico che c'è l'unico magistrato che lavora è uno, perché, e poi gli chiedo, in mezzo alle, se non sia in caso di insediare subito Miccichè, quali misure si intendono assumere per rafforzare la procura del Agrigento e se sia pendente nei confronti del dottor Miceli, attualmente in servizio presso la giustizia procura, qualche provvedimento avviato su un'iniziativa del CSM a seguito delle contestazioni delle associazioni ambientaliste. Quindi io ripiglio la mia interrogazione di allora e la riporto in un'altra interrogazione, tanto a dire che non intendevo chiuderla per niente. Poi c'è una vicenda ancora che si riporta sul fatto dell'arresto della Fiorentina. Io non ricordo di aver partecipato a nessuna conferenza stampa. Stiamo parlando di 20 anni fa. Sì, cioè non ricordo. E se caso fosse successo, io non lo so. Io una cosa ricordo. Sono stato chiamato dal dottore Miceli a testimoniare. All'inizio ho posto resistenza. E questa resistenza perché ritenevo che non fosse il caso, perché io non ero assolutamente informato di fatti che venivano da Agrigento o di gruppi di potere gestiti da Arnone. Dopodiché mi chiamò ufficialmente, sono stato costretto ad andare, ci sono andato e quando Miceli mi ha chiesto questa cosa facendomi vedere un'interrogazione dell'onorevole Vella che confermava queste cose, io ho detto semplicemente che non ritengo che per tante persone intelligenti si facciano dirigere da uno come Arnone, mettendoci anche un aggettivo. Lui ci rimase male. È indicibile poi... questo aggettivo? No, no, non è una cosa così, diciamo. Puoi no, dirla, puoi dirla. No, no, ho detto così, un coglione, insomma, questa era la cosa, insomma, no, ma non era, questo è quello che, la cosa imbarazzò il dottore Miceli, che poi privatamente per altre cose mi disse in questo modo l'hai salvato. Gli ho detto, io non faccio battaglie su cui non sono certo. Io la battaglia politica non la faccio con la magistratura e con te. Io se devo fare una battaglia politica con Arnone, con la quale la penso diversamente, ci vedremo a discutere nei banchi di partito. Questa non è la certamente cosa, nelle e aule questa del è la cosa che voglio cercare di far capire ad Arnone. Lui potrebbe, per la capacità che ha, avere anche un posto, una carriera nel partito, se riesce a farsi ammettere per tutte le cose che ci sono, visto che non sono io che tratto di questa cose. È schioppettante che questa dichiarazione. Che tratto di queste cose. Potrebbe fare. Lui deve evitare di strumentalizzare l'azione giudiziaria nei confronti dei suoi compagni, di utilizzare l'azione giudiziaria, e questa è la cosa assolutamente che va fuori. Scusi, senatore, scusi, senatore. Dimmi un caso. Solo nei confronti. Ora parliamo di Gambino, senatore, non mi scusi. A sollevare persone senatore, come Gambino, che sono senatore, specchio, voglio dire, no, senatore, volontariato di uno completamente che diverso. Chiudiamo i microfoni, per favore. Completamente diverso. E così anche Beppe Palermo, è gente che lavora per l'ideale, che ci mette i soldi e la vita perché non mi diciamo questa è lì a far svolgere senatore, le stesse ricci che saremmo tutti meno un scusa. Dovere civico. Dopodiché io ho sempre sostenuto, io e Gambino già siamo un po' distanti da te, che ci vuole la seconda, ma che lì è un altro discorso, ne parleremo in un secondo momento. Quello che voglio dire è che cosa ti porta a mettere in discussione vite che sono anche vite che fanno la storia del movimento sindacale, del partito comunista,
della sinistra in questa provincia, quando, vabbè, ci possono essere oggi dei momenti su cui possiamo discutere e avere dei problemi. Affrontiamo i problemi all'interno, unitariamente, e anche all'esterno, con l'intelligenza, misurandoci con la testa, non con gli insulti. Volevo concludere. Devo rispondere? No, non si può rispondere. Castaldo, non ci si sono può, le no, mie domande detto, alle quali no, dovete ma io rispondere. Devo parlare della vicenda Micheli, mi scusami. Ma un minuto. Sarà un minuto. Un minuto perché abbiamo concluso. Della vicenda Gambino, di tutto quello ci che tagliano. Vuoi. Un minuto, sì, Gambino però il contraddittorio va mantenuto, non mi interrompere. Per carità, allora, ma un minuto. Ai telespettatori dobbiamo chiarire, perché io ho dato un giudizio tagliente, ritenendo che Lauricella non fosse degno di commemorare una personalità, diciamo, coraggiosa e specchiata. Io poi devo dire due parole anche su De Benedetti. Avete visto? Lui, è chiaro. Avete visto? Ma ecco, cosa? Io mi sto riferendo alle interrogazioni. Nel mio manifesto ho citato due interrogazioni, dicendo... Uno come Di Benedetto non avrebbe mai fatto l'interrogazione per allontanare Arnone dal Ministero dei Lavori Pubblici e non avrebbe mai tenuto il comportamento ricostruito da Micheli nel verbale testimoniale, e che questo comportamento, io scrivo una interrogazione parlamentare a Follera relativa a episodi assolutamente censurabili e censurati, altro che uscito pulito. C'è una relazione su cosa combinava Micheli con i processi di abusivismo. Allora, c'era la mia interrogazione. Lauricella, hai detto là. Micheli è uscito pulito. Allora, Micheli non è uscito affatto pulito. Micheli è stato costretto ad andare via da Agrigento per bloccare il procedimento per incompatibilità ambientale. Nei confronti di Micheli sono emerse per le vicende di abusivismo edilizio, per cui feci fare a Follena quell'interrogazione. Va bene, fatti gravissimi. Il mio comportamento, allora, riguardo la seconda interrogazione in cui chiedo, allora, anche perché ci sta. Però fammi parlare perché non ti interrompevo. Cosa avviene? Follena riceve la mia interrogazione, chiama incontra Lauricella e gli dice: la firmi con me riguardo alla Valle dei Templi, Agrigento e il pretore Micheli. Lauricella firma l'interrogazione. La puntata successiva la ritrovo in un verbale alla procura di Caltanissetta, dove Micheli dice: Arnone e Follena erano due pessimi soggetti, hanno pure costretto il senatore Lauricella a firmare una interrogazione. Non attribuire le opinioni di Micheli. Io sto dicendo, io ti ho portato un'altra interrogazione in cui Lauricella, io ritorno su Micheli. Scusami, Micheli racconta un episodio, può averlo enfatizzato. Ma tu confermi di avere chiamato Micheli e di esserci... Io sono cordiale anche con te, come vedi. Io vorrei sapere... E ho portato un'interrogazione, perché sennò la gente si fa l'idea che quello che dico io è talmente scottante che tu, non potendo smontarlo... E allora fammelo dire e poi lo smonti. Allora, Micheli dice... Lauricella presentò con Volena l'interrogazione scritta da Arnone relativa ai miei processi. Poi mi chiamò immediatamente dopo e mi disse: mi hanno costretto a firmare l'interrogazione, la invito a cena, caro pretore Micheli, per scusarmi. Tu ora mi dici: no, io non lo invitai a cena per scusarmi, lo invitai a cena perché abitualmente andavo a cena con il pretore Micheli. E io dico: a me pare singolare, non ci credo che tu andavi abitualmente a cena col pretore Micheli. E il tuo atteggiamento non lo condivido in ogni caso, perché se io vado a cena con una persona non presento un'interrogazione nei confronti di quella persona, dico: guarda, per quanto mi riguarda, siccome c'ho rapporti mi astengo, cosa che a me capita di fare da consigliere comunale con le interrogazioni. Se mi dicono di fare un'interrogazione, per esempio, nei confronti dell'ingegnere Enrico Bene, dico: guarda, è un amico mio, farla fare ad un altro, io non la faccio. Se mi chiedono di censurare l'operato di Elvira Quindini, ottima persona di grandissime capacità, lo chiarisco, però è mia amica, io non mi permetto di presentare un'interrogazione nei suoi confronti, perché se vado a pranzo con una persona è inopportuno che nell'ambito del mio mandato amministrativo mi occupi di questa persona. Finisco su Palermo e Gambino. Ancora cosa? Palermo e Gambino. Perché le cose vanno dette per quelle che sono. Bravissime, due galantuomini. Per te sono due galantuomini. Io so cosa ha fatto Gambino contro di me negli ultimi 15 anni. L'attività incessante. E per me Gambino non è un galantuomo.